Dal 15 ottobre obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori del paese. In mancanza del certificato, stop allo stipendio. Il Premier Draghi è ciò che serve per tenere aperta l'Italia. Schizza l'inflazione. Ad agosto nell'area euro sale al 3%, quasi un punto in più rispetto a luglio. In Italia l'indice è al 2,5%, pesano gli aumenti dell'energia. Il vicepresidente Marcello Di Caterina esprime soddisfazione per il decreto governativo che apre alle revisioni per i privati, un successo targato ALIS. Sarebbe un vero e proprio passo indietro. Il presidente di Cortimed, Marco Corti, al TG News, l'ipotesi di riduzione di mare bonus e ferro bonus è contro le politiche ambientali. Draghi lancia l'allarme sul clima. Al forum sull'energia ed ambiente promosso da Biden avverte: con le politiche mondiali attuali, conseguenze catastrofiche entro la fine del secolo. Il governo ha varato il decreto legge che rende obbligatorio il Green Pass su tutti i posti di lavoro pubblici e privati. La misura entrerà in vigore il 15 ottobre e toccherà 23 milioni di lavoratori, compresi gli autonomi. Chi non avrà il Green Pass sarà considerato assente e ingiustificato e sarà sospeso. Dopo un giorno i lavoratori privati, dopo 5 quelli pubblici. In caso di assenza o sospensione, il lavoratore non riceverà lo stipendio, ma non potrà scattare il licenziamento. I controlli sono a carico dei datori di lavoro, che dovranno definire le modalità delle verifiche entro il 15 ottobre. Per i mancati controlli dei datori di lavoro, previste multe da 400 a 1000 euro, per le violazioni dei lavoratori da 600 a 1500 euro. L'obbligatorietà del Green Pass per il momento è prevista fino al 31 dicembre, data della fine dello stato di emergenza. Novità anche sui tamponi. I test molecolari saranno validi per 72 ore, mentre quelli rapidi scadono dopo 48. I tamponi saranno gratis solo per chi non può vaccinarsi. Per gli altri ci saranno prezzi calmierati, 15 euro per gli adulti, 8 euro per i minorenni. Buonasera. Copertina d'obbligo sulle misure relative all'estensione del Green Pass decise dal governo, che impatteranno fortemente sul mercato del lavoro, ma specialmente sui dati vaccinali, tesi a giungere al più presto un'efficace immunità di gregge che, come ha affermato il Premier Mario Draghi, è ciò che serve per tenere aperta l'Italia. Ma veniamo ora alle notizie di carattere economico. Cresce ancora l'inflazione nell'area euro. L'indice dei prezzi al consumo ad agosto è salito al 3%, dal 2,2% di luglio. In Italia il tasso si attesta al 2,5%. Secondo Eurostat, a pesare principalmente il contributo del settore dell'energia. In merito all'aumento delle materie prime, il ministro all'agricoltura Stefano Patuanelli ha espresso una moderata ma seria preoccupazione. Come non si può non essere preoccupati, perché ovviamente l'aumento del prezzo delle materie prime, ritengo che ci siano anche degli elementi speculativi dietro questo aumento, porta ovviamente a un maggiore costo di produzione, e molto spesso però quel costo per i produttori non viene riconosciuto quando quei prodotti vengono poi venduti. L'aumento degli indici inflattivi mal si sposa con quelle che sono le tendenze economiche degli italiani in quest'ultimo anno, dove la propensione al risparmio ha raggiunto livelli record. Gli italiani continuano a fare le formiche e a mettere al sicuro i propri risparmi, una tendenza cresciuta durante questi due anni di pandemia. La ricchezza delle famiglie depositata sui conti correnti ha infatti raggiunto livelli record e la propensione al risparmio è raddoppiata. In questo scenario l'industria del risparmio gestito vuole essere un ponte verso l'economia reale, ponendosi tra i protagonisti del rilancio del paese. È questo il messaggio che arriva dal Salone del Risparmio 2021, che ha aperto i battenti ieri al MICO di Milano per l'edizione più attesa di sempre dopo due anni di pausa. La nostra industria ha retto all'urto della pandemia, dando una prova di grande capacità di adattamento, e l'ha fatto prendendosi cura del risparmio degli italiani, ha esordito il presidente di Assogestioni Tommaso Corcos nella conferenza di apertura, evidenziando come in questo mare agitato l'industria del risparmio gestito abbia saputo tenere la rotta, consolidando un decennio di crescita patrimoniale particolarmente positivo grazie anche all'aiuto di governi, banche, centrali e autorità. In particolare il mercato italiano ha mantenuto la propria solidità, chiudendo il 2020 con masse in gestioni pari a 2.400
421 miliardi di euro e registrando una raccolta netta complessivamente positiva per circa 15 miliardi. Finalmente il governo ha accolto le nostre richieste nel decreto infrastrutture, autorizzando le officine private ad effettuare le revisioni di rimorchi e semirimorchi. Lo ha detto il vicepresidente e direttore generale di Alis Marcello Di Caterina, commentando così quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge numero 121 del 10 settembre scorso, che modifica l'articolo 80 del codice della strada in materia di revisioni dei mezzi pesanti presso le officine private autorizzate. L'approvazione di tale provvedimento rappresenta un ottimo segnale per l'intero settore del trasporto e della logistica che attendevamo da anni e che Alis ha sempre evidenziato nelle occasioni pubbliche, negli incontri istituzionali e nei documenti tecnico-programmatici indirizzati alle istituzioni. Ci auguriamo ora, ha aggiunto Marcello Di Caterina, che tale concreta esigenza del comparto trovi massima condivisione anche nel successivo percorso parlamentare per la conversione in legge del decreto. Forti perplessità invece nel mondo Alis per le voci di una possibile riduzione degli incentivi legati al mondo dell'intermodalità sostenibile. Dopo l'assoluta bocciatura di tale ipotesi espressa ieri dall'onorevole Edoardo Rixi, giunge oggi la decisa contrarietà dal mondo dell'autotrasporto. Un forte passo indietro è stato giudicato dal presidente di Cortimed, Marco Corti, intervistato da Alessandro Milone. Mare bonus e ferro bonus sono due misure strategiche fondamentali per la crescita del paese e per la crescita dell'intermodalità sostenibile. Ecco, rispetto all'ipotesi di contrazione o di riduzione di questi due incentivi, cosa rispondono le aziende? Io rimango stupefatto da questa ipotesi di riduzione del mare bonus e ferro bonus, perché comunque ritengo quelle forme necessarie per continuare uno sviluppo sotto la forma sostenibile, sotto la forma dell'ambiente e dello sviluppo di tante aziende che scelgono di diversificare dal trasporto tradizionale a un trasporto intermodale. Quindi non lo so per quale motivo esca fuori in un momento così particolare dove tutti parlano di ambiente, si parla di riduzione di CO2, dove molte aziende anche investono in questo settore, noi addirittura, io credo che questo se avviene che sia un grande passo indietro, non certamente un passo verso il futuro, perché la sostenibilità è l'argomento base di tante discussioni, non a caso noi fra l'altro stiamo come Cortimed stiamo intraprendendo un programma di un bilancio sociale, quindi ci vede fortemente protagonisti su questo punto di vista, no? Della sostenibilità, e sapere che c'è un'ipotesi del genere mi permetto di dire è anche un po' demoralizzante solamente ascoltarla. Un altro tema di forte interesse per il mondo Alis, ma per tutto il mondo del trasporto e della logistica, è il tema della mancanza di figure professionali, in particolare di autisti che possano riportare le aziende alla loro capacità di generare traffico e volumi importanti. Ecco, da questo punto di vista quali sono, soprattutto in relazione ai prossimi fondi, alla prossima finanziaria che dovrà essere fatta alla fine dell'anno, le misure più concrete e anche più velocemente applicabili che possono essere messe in campo dalle istituzioni? Il problema dell'autista è un problema enorme. Noi non ci rendiamo conto, noi aziende di trasporto forse sì, ma nel mondo non ci rendiamo conto di quanto sarà il problema nei successivi mesi e anni. Noi siamo solo all'inizio di un problema enorme che secondo me può ridurre anche la crescita del paese. Noi se non mettiamo mano a questo problema quanto prima, riducendo prima di tutto costi per avere queste patenti, i tempi per averle, va bene, e soprattutto anche noi come aziende di trasporto e non solo, dobbiamo far sì che dobbiamo creare delle scuole, delle accademie o comunque delle strutture per l'inserimento degli autisti, per far sì che questa professione debba essere accettata, fra l'altro, come una professione dignitosa. Un ultimo tema, il governo ha aperto alle revisioni per i privati, una misura richiesta da tempo da Alis, quindi una vittoria. Lei è soddisfatto di questo? Che le istituzioni siano sensibili a questo tema lo ritengo una cosa più che dovuta.
E ora esaminiamo per bene, vediamo quanto tempo ci vuole per mettere in atto, ma comunque se c'è stata un'apertura significa che tutto l'argomento è stato fortemente presentato anche dalla nostra associazione, quindi ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per questo programma e vediamo in che tempi verrà messo in atto e che tipologia proprio di programma sarà. Quindi bene, bene così. Il numero di lavoratori ricercati dalle imprese per il mese di settembre risulta in aumento del 20,9% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel trimestre settembre-novembre sono previste 1,5 milioni di assunzioni. Questi dati, contenuti nel rapporto Excelsior, confermano il trend positivo segnalato dall'INPS, con un incremento del 23% delle assunzioni registrate nei primi 6 mesi dell'anno da parte del mondo dell'impresa. 3,3 milioni le persone chiamate ad un lavoro, con un saldo positivo di circa 1 milione di nuovi posti, considerate i circa 2,5 milioni di contemporanee cessazioni. E per sostenere tali numeri positivi è intervenuta oggi anche la Commissione europea, che attraverso il programma React-EU ha assegnato all'Italia un fondo di 4,7 miliardi di euro proprio come risposta alla crisi indotta dalla pandemia sul fronte del mercato del lavoro. Veniamo ora alle notizie sulla situazione pandemica nel paese. Rallenta la circolazione del virus. Per la prima volta dopo 2 mesi diminuiscono i ricoveri in area medica e in terapia intensiva, con i tassi di occupazione che si attestano rispettivamente al 7,2% e al 6,1%. Inoltre, secondo l'ultimo monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore della Sanità, sono in calo anche l'indice RT a 0,85 e l'incidenza, passata da 64 a 54 casi ogni 100.000 abitanti. Incidenza che tuttavia resta a livelli elevati a Bolzano in Sicilia e in Calabria, con quest'ultima regione che la prossima settimana rischia di tornare in zona gialla. Il miglioramento della curva epidemiologica nel nostro paese ha suscitato l'apprezzamento anche del noto immunologo della Casa Bianca, Anthony Fauci. In Italia puntano verso il basso tutte le curve dell'epidemia, con una situazione generale in miglioramento. E ad alimentare l'ottimismo arriva per il nostro paese la promozione da parte dell'immunologo e consigliere medico della Casa Bianca, Anthony Fauci. L'Italia sta andando bene, meglio degli Stati Uniti. Ora è diventato un esempio per il mondo, ha detto il direttore dell'Istituto di Ricerca sulle Malattie Infettive degli Stati Uniti. Da voi abbiamo imparato molto, acquisito dati e analisi preziose, ha aggiunto Fauci. La sua promozione riguarda in particolare i risultati ottenuti nella campagna di vaccinazione italiana, con circa il 75% di persone vaccinate sopra i 12 anni contro il 54% degli Stati Uniti. Parole che incoraggiano, considerando quanto la situazione sia seria, l'ha descritta chiaramente il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza, che ha dichiarato: non ci libereremo facilmente dal coronavirus e in futuro dovremo essere pronti ad affrontare nuove pandemie dovute ad agenti patogeni sconosciuti. A brevissimo termine, per esempio, si tratta di affrontare l'incognita degli effetti prodotti dalla riapertura delle scuole, i cui dati si cominceranno a vedere solo alla fine della prossima settimana. Un altro problema da risolvere è il recente rallentamento della campagna vaccinale e i 10 milioni di italiani che potrebbero vaccinarsi e che non lo fanno. Il ruolo dell'Italia ha avuto anche un altro riconoscimento attraverso il suo premier Mario Draghi, che è risultato l'unico italiano nella classifica dei top 100 di Time, la rivista settimanale più diffusa al mondo. Unico italiano in lista, Mario Draghi è per la terza volta tra i 100 personaggi più influenti di Time nel 2021. Janet Yellen spiega le ragioni dell'inclusione. Gli Stati Uniti sono grati di avere Mario di nuovo come partner, scrive la segretaria al tesoro americana ed ex capo della Fed, tracciando il breve profilo del presidente del Consiglio. Draghi è tra i 20 leader globali selezionati quest'anno da Time, che includono tra gli altri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo predecessore Donald Trump. La Yellen va indietro al celebre messaggio del luglio 2012, quando dalla Lancaster House di Londra Draghi proclamò che la BCE era pronta a tutto per salvare l'euro, il famoso whatever it takes. All'epoca ero alla Fed e fui particolarmente grata di avere un partner come Mario dall'altro lato dell'Atlantico, qualcuno con grande esperienza e nervi saldi, osserva la Yellen. Ora, alla testa del governo italiano, Draghi guida il paese attraverso la pandemia con mano abile, difendendo una rapida campagna vaccinale e misure di ristoro per imprese e lavoratori. Il numero con i top 100 di Time è uscito mercoledì con 7 diverse copertine, ciascuna con altrettanti protagonisti della lista, tra questi anche il principe Harry e la moglie Meghan e la ginnasta Simone Biles.
Intanto Mario Draghi ha lanciato oggi un vero e proprio allarme sul clima. Con l'accordo di Parigi, ha detto oggi pomeriggio il Premier, nel corso di un videomessaggio trasmesso al forum sulle maggiori economie sull'energia e il clima, promosso dal presidente USA Biden, ci siamo impegnati a contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. La maggior parte dei nostri paesi ha rinnovato questo impegno nelle recenti riunioni del G20. Tuttavia, dobbiamo essere onesti nei confronti di noi stessi. Stiamo venendo meno a questa promessa. Se continuiamo con le politiche attuali, raggiungeremo quasi 3 gradi di riscaldamento globale entro la fine del secolo, con conseguenze catastrofiche. Le preoccupanti notizie sul clima e sul riscaldamento globale sono anche alla base della decisione di un gruppo di giovani tedeschi che, per sensibilizzare la classe politica sul tema, ha deciso di intraprendere lo sciopero della fame. Fa parte di quei giovani che si definiscono l'ultima generazione e nel suo profilo Twitter ha scritto di sé: in sciopero della fame a tempo indeterminato perché abbiamo bisogno di una discussione onesta con i nostri politici sul cambio climatico. Jakob Heinz, 27 anni, è uno dei 6 giovani a digiuno volontario da 15 giorni a Berlino, la settima si è ritirata per problemi di salute, con l'obiettivo di incontrare i candidati cancellieri in pubblico prima del voto per un confronto sulle misure del futuro governo tedesco a tutela del pianeta. Lui, Jakob, è ricoverato da martedì in ospedale per le conseguenze della debolezza dovuta a ben 15 giorni senza mangiare. E la protesta dei giovani assiepati accanto all'edificio del Reichstag, l'ex Parlamento, ha ormai conquistato l'attenzione della politica, anche perché gli attivisti hanno fatto diramare un invito. Il 23 settembre, 3 giorni prima delle elezioni, vogliono un dibattito con Olaf Scholz, Armin Laschet e Annalena Baerbock. Invito respinto dai 3 candidati all'unisono. Nonostante la differenza nelle posizioni, Baerbock, Laschet e Scholz sono d'accordo sul fatto che questo modo di portare avanti la protesta non sia adeguato, ha detto per tutti un portavoce dei Verdi, aggiungendo poi un appello: è importante che proteggano la loro salute, il loro impegno serve alla società. L'impegno sul tema ambientale riguarda anche il mondo Alice. Questa mattina il vice direttore generale di Alice, Antonio Enrigo, è intervenuto al Senato all'incontro di presentazione della scuola di alta formazione politica in transizione ecologica promossa dal professor Vincenzo Pepe, presidente nazionale dell'Associazione Fare Ambiente, Movimento Ecologista Europeo. L'incontro ha visto la partecipazione del vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli e di numerosi stakeholders ed è stata un'occasione per Alice per ribadire la centralità del trasporto e della logistica sullo scenario economico globale. Lo sviluppo sostenibile del comparto e la protezione dell'ambiente, ha detto il vice direttore Enrigo, sono nel DNA della nostra organizzazione e passano necessariamente da iniziative formative di alto livello come quelle messe in campo da Fare Ambiente, a cui va il nostro plauso e il nostro supporto. Il presidente Mattarella è intervenuto oggi a Napoli alle celebrazioni del 70° anniversario della presenza della NATO in Italia. Secondo il capo dello Stato risulta oggi fondamentale il rafforzamento dell'Unione Europea in termini di difesa e sicurezza, basandolo proprio sulla complementarietà con la NATO. L'Alleanza Atlantica rappresenta per l'Italia una pietra angolare della politica di sicurezza. Nel coordinamento in maniera sempre più ampia e proficua con una Unione Europea che intende contribuire in modo efficace alla stabilità e all'affermazione dei principi dello Stato di diritto. Se la NATO continua ad assumere un ruolo centrale per il mondo occidentale, in particolare nell'area del Mediterraneo, sullo scacchiere internazionale il recente asse USA-Gran Bretagna-Australia desta forti perplessità in Cina come in Europa. Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia lanciano a sorpresa un patto di sicurezza nell'area Indo-Pacifica, una sorta di NATO del Pacifico che si chiamerà AUKUS, acronimo dei 3 paesi, e che prevede la vendita di sottomarini a propulsione nucleare a Canberra. La mossa ha fatto ovviamente infuriare la Cina, dato che l'alleanza mira proprio a contrastare la minaccia del dragone nella regione, pur non nominandolo mai. Ma irrita anche Parigi, che perde un contratto astronomico per la fornitura di sommergibili all'Australia, e gli alleati europei, che dicono di non essere stati informati di nulla.
nulla. Per Pechino si tratta di un'iniziativa estremamente irresponsabile che mina gravemente la pace, ha denunciato il portavoce della diplomazia cinese Zhao Lijian. Intanto la Cina ha fatto subito una contromossa, presentando ufficialmente la domanda di adesione all'accordo di libero scambio di 11 paesi dell'area Asia-Pacifico. Ci dispiace di non essere stati informati e di non essere stati inclusi in questi negoziati. L'iniziativa ci richiama a riflettere sulla priorità dell'autonomia strategica dell'Unione Europea, ha invece osservato l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Joseph Borrell. La creazione di AUKUS rischia così di lasciare un'altra cicatrice nei rapporti con gli alleati europei, a partire dalla Francia, dopo la controversa decisione statunitense di ritirarsi velocemente dall'Afghanistan. Dossier Alitalia, la società in amministrazione straordinaria Alitalia SAI, ha pubblicato l'invito per la cessione del brand della compagnia. Il prezzo a base di gara è pari a 290 milioni di euro e da domani 18 settembre fino al 30 settembre potranno essere inviate le richieste di ammissione ai commissari straordinari della compagnia aerea. L'esito sarà sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico, che dovrà tra l'altro accertarsi che chi si aggiudicherà il bando dovrà utilizzare il marchio in base alle normative di legge in vigore. Il mondo dello shipping crede e sostiene le azioni per un effettivo empowerment del ruolo e della presenza della donna al proprio interno. Bisogna sostenere l'incremento della presenza femminile sia a bordo delle navi che negli uffici a terra, lo ha affermato il presidente di Confitarma, Mario Mattioli, illustrando durante un incontro organizzato da Assoporti il patto per la parità di genere sottoscritto dall'autorità di sistema portuale. Nonostante un incremento del 7,5% registrato in questi ultimi anni, ha ribadito Mattioli, è viva l'esigenza di perseguire tutte le iniziative che viaggiano in tal senso. La Torello Trasporti, azienda specializzata nei servizi di trasporto e logistica associata ad Alis, sbarca all'Interporto di Bologna. La nuova attività in 10.000 metri quadrati all'interno dell'infrastruttura logistica emiliana favorirà la distribuzione in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Nei programmi dell'azienda in prospettiva l'acquisto di altri spazi per l'ultimo miglio nel nord e centro Italia per la grande distribuzione organizzata. Era questa l'ultima notizia della giornata. Grazie per l'ascolto, appuntamento a lunedì prossimo.